Il 21 novembre del 2018, in occasione della peregrinazio dell'icona della Vergine di Pompei a San Giovanni Rotondo, Monsignor Luigi Renna, amministratore apostolico della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, celebra la liturgia eucaristica delle 18. Nella sua omelia parla di Padre Pio come maestro di devozione mariana. È stato 3 volte pellegrino a Pompei, secondo le testimonianze, San Pio. Oggi la Madonna ritorna a lui in questa copia del quadro venerato nel grande santuario, al quale tutti guardiamo con devozione. E l'incontro oggi della madre con il suo figlio San Pio. Seppure in copia, ecco, la presenza di questa immagine è qui a sottolineare come la devozione mariana sia fondamentale nella vita dei santi. Qualcuno ha scritto che Maria non è il centro della vita cristiana, ma è centrale. E quindi anche nella nostra vita di credenti, il centro rimane Gesù Cristo, ma Maria non può che essere un imprescindibile punto di riferimento per la nostra vita di fede e per il nostro cammino di santità. Sentiamo San Pio più che mai vicino a noi, poveri peccatori, quando leggiamo nel suo epistolario che egli raccomanda molto spesso di fare 3 novene di seguito alla Madonna di Pompei. E quando apprendiamo che egli stesso raccomanda a lei quanti gli chiedono preghiere per una guarigione o per una situazione particolarmente difficile. San Pio nelle novene alla Madonna di Pompei sembra per sé non chiedere mai nulla, ma una cosa non terrena, egli chiede, ma celeste, insistentemente. Una cosa che viene coronata da quel dono della rosa fatto pochi giorni prima di morire e che oggi è tornata a San Giovanni Rotondo insieme a questo quadro. Com'è semplice la fede dei grandi, si esprime con questi gesti piccoli, una rosa. Ci stupisce questo gesto che ci incoraggia ad una fede che si esprima anche in modi semplici e affettuosi. San Pio chiedeva di essere liberato dal peso di tante sofferenze e di poter contemplare Maria Santissima. Chiedeva in definitiva la grazia della salvezza. Porta la sua croce, ma sente che quella croce è pesante. E prega perché solo quella madre può intercedere per liberarlo da tanto gravame. Maria lo esaudisce. Non lo esaudisce fin dal primo momento perché lo chiama subito a sé. Il Signore sa quanto esaudirci. Maria certamente lo esaudisce in tutta la sua esistenza, non solo perché risponde alle sue preghiere, quelle preghiere con cui gli ha raccomandato tanta povera gente. Maria lo esaudisce donandogli la pazienza, la fiducia in Dio nel sopportare, fino al giorno in cui il figlio si congiungerà con la madre. Cari fratelli e sorelle, il quadro della Madonna di Pompei, quella rosa, segno di affetto e segno di tante preghiere mai inutilmente rivolte alla madre, cosa ci insegnano? Ci insegnano una cosa: a saper chiedere nella preghiera e allo stesso tempo fidarci del tempo in cui Dio ci risponde. A volte noi vorremmo immediatamente delle risposte dal Signore. San Pio le ha attese guardando a Pompei, non si è stancato di chiedere e ha ricevuto.
la capacità di abbandonarci a Dio, la pazienza, la forza interiore sono già una risposta di Dio. Sono la stessa grazia che San Pio ha ricevuto per tutta la vita. Io credo che senza il sostegno di Maria egli non avrebbe potuto sopportare non solo le sofferenze fisiche, ma anche le umiliazioni morali che tuttavia ha portato con grande fede e grande dignità. Maria ha creduto all'annunzio dell'angelo e ha detto quell'eccomi che ha cambiato la storia dell'umanità. Gli ha creduto a quel suo figlio quando gli ha detto devo occuparmi delle cose del Padre mio. Gli ha creduto per seguirlo fino al Calvario e per seguirlo anche oltre, in quella stanza superiore nel quale ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, erano riuniti gli undici in attesa della Pentecoste. Maria ha seguito Cristo e la Chiesa. È stata familiare di Cristo e familiare dei primi discepoli non solo perché è stata la madre, ma perché è stata la discepola, la madre nella fede. Per questo guardiamo a lei come al modello dell'abbandono, al modello della fiducia, quella di cui abbiamo tanto, tanto bisogno, di quella fiducia di cui si è nutrito anche San Pio in tutte le vicissitudini della sua esistenza. Sì, l'Ave Maria, la preghiera semplice con la quale salutiamo la Vergine, con la quale ci affidiamo a lei e la invochiamo dopo averla salutata, perché preghi per noi peccatori e perché preghi nell'ora della nostra morte. Un'ora preziosa, un'ora che ha bisogno della vicinanza di Maria, come ha bisogno della nostra consapevolezza. E non ci insegna proprio il bel testo della supplica alla Madonna di Pompei, scritto dal beato Bartolo Longo, che l'ultimo bacio della vita che si spegne debba essere dato proprio alla corona del rosario. E non ci dice forse il testo del beato Bartolo Longo che l'ultimo accento delle nostre labbra deve essere il nome di Maria? Io credo che San Pio, che ha fatto tante novene alla Madonna e che certo conosceva a memoria la supplica, l'ha incarnata davvero, perché ecco, tutto ha messo nelle mani della Vergine, soprattutto l'ora della sua morte, non come fine, ma come compimento di un'esistenza tutta data al Signore. Cari fratelli e sorelle, San Pio diventa ancora per noi oggi maestro di vita, maestro di devozione a Maria, a fidarsi a lei, maestro di chi riceve dal Signore e dalle mani della Vergine non la grazia che chiede che finiscano le sofferenze, ma sa ricevere quello che Dio dispone, fare la sua volontà anche nelle sofferenze. E San Pio, davvero figlio di San Francesco, sostenuto dalla preghiera di Maria, è andato incontro, abbandonandosi a lei, a quella che il Santo Padre Serafico chiama sorella nostra morte corporale. L'ha potuta chiamare sorella, io credo, perché Maria gliel'ha ispirato e l'ha sostenuto in questo cammino. Che San Pio diventi maestro di fede e di devozione a Maria anche per noi. Sia lodato Gesù Cristo.